nell'ultima lezione avevamo cominciato a vedere il capitolo dell'elettrochimica ed eravamo arrivati a vedere come funzionava la pila d'Amer, cioè la pila in cui in un elettrodo c'è un pezzo di zinco in soluzione, un pezzo di zinco metallico in contatto con una soluzione di ioni zinco, e in un altro elettrodo ci sta un pezzo di rame metallico in contatto con una soluzione di ioni rame Cu+2. Poi praticamente si costruiva tutta quanta la pila, si chiudeva il collegamento col ponte salino e si vedeva praticamente che la differenza di potenziale che si poteva leggere ai capi del circuito elettrico che si veniva così a creare dipendeva dalla natura chimica dei reagenti, dalla concentrazione dei reagenti, dalla temperatura e dalla pressione parziale degli eventuali reagenti che si trovavano in fase gassosa. Allora, cercavamo di cominciare a vedere il parametro natura dei reagenti come andasse ad influenzare questa differenza di potenziale. Per fare ciò cosa facevamo? Andavamo a definire delle condizioni standard, e le condizioni standard erano definite essere concentrazione di tutte le specie coinvolte nella reazione 1 molare, pressione parziale di tutte le specie gassose coinvolte nella reazione 1 atmosfera, temperatura 25 gradi Celsius, cioè 298.16 gradi Kelvin. Posso continuare o no? O me ne devo andare? Grazie. Allora, 298,16 gradi Kelvin, e vedevamo praticamente che in queste condizioni la differenza di potenziale che si leggeva ai capi del circuito era 1,10 volte. Adesso questa differenza di potenziale era tipica del sistema costituito dalla coppia zinco-rame. Per andare a distinguere qual era il contributo dello zinco e qual era il contributo del rame andavamo a effettuare un'altra sorta di operazione di standardizzazione, cioè quella là di andarci a riferire a un elettrodo standard. Questo è, andavamo a scegliere l'elettrodo standard a idrogeno. L'elettrodo standard a idrogeno sta disegnato qui ed era costituito da un pezzo di platino spugnoso immerso in una soluzione acquosa 1 molare, soluzione acquosa di ioni H+ con concentrazione 1 molare. E il pezzo di zinco, il pezzo di platino, scusate, era anche in contatto con dell'idrogeno gassoso che si trovava alla pressione di una atmosfera. A questo elettrodo standard a idrogeno era scritto d'ufficio un potenziale pari a zero. Cioè, in poche parole, si andava, diciamo così, a postulare che tutto quello che si verificava in una pila in cui praticamente ci fosse zinco a contatto con gli ioni zinco e idrogeno gassoso a contatto con l'idrogeno H+, il contatto elettrico era assicurato praticamente dal pezzo di platino, quello che si leggeva per la differenza di potenziale di quella pila lì dipendeva solamente dallo zinco. Cioè non è così in realtà, è un qualche cosa che abbiamo deciso noi uomini per convenzione. In questa maniera, in questa pila qui, che cosa si andava a vedere? Si andava a vedere praticamente che la reazione che si verificava era quella di ossidazione dello zinco, cioè praticamente la semireazione era Zn che si ossidava dando origine a Zn2+ acquoso più 2 e meno. La reazione che si verificava poi all'altro elettrodo era la semireazione di riduzione degli ioni H+, cioè 2H+, più 2 e meno, che dava origine ad H+. E si leggeva una differenza di potenziale ai capi di questo circuito pari a 0,76 volt. Adesso, avendo ascritto contributo zero da parte dell'idrogeno, tutto, diciamo così, la differenza di potenziale che si legge in quella pila lì deve essere ascritta per forza allo zinco. Per cui praticamente noi, diciamo, in questa maniera andiamo praticamente a sancire il fatto che la reazione di ossidazione dello zinco che dà origine agli ioni zinco Zn+2 nelle condizioni standard che abbiamo già definito fornisce un contributo alla pila pari a
più 0,76. Va bene. Poi siamo andati a fare un ragionamento analogo con praticamente il rame. Il rame immerso in una soluzione di ioni Cu più 2 e lo siamo andati a collegare anche in questo caso qui con l'elettrodo standard di idrogeno. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che la reazione che si verificava era la semireazione di riduzione degli ioni rame, cioè Cu2 più, che reagivano con gli elettroni e si trasformavano praticamente in rame metallico, e alla, diciamo così, all'altro elettrodo si verificava la semireazione di ossidazione dell'idrogeno, che era H2 gassoso, che dava origine a 2H più acquoso più 2Me. Anche in questo caso abbiamo ascritto potenziale zero a questa semireazione qui. Quindi tutto quello che andavamo a leggere in quel sistema, la differenza di potenziale che andavamo a leggere ai capi di quel circuito, era ascritto alla semireazione di riduzione del rame. Quindi siamo andati a sancire a questo punto incontrovertibilmente il fatto che alla semireazione, la semireazione di riduzione del rame nelle condizioni standard fornisce un contributo alla pila pari a 0,34 volt. Va bene? Diciamo che questi dati sono subito risultati verificati, perché quando noi siamo andati a costruirci un'altra volta la pila Daniel e in questa maniera non abbiamo letto che cosa riportava il voltmetro ai cavi del circuito, ma ce lo siamo andati a calcolare in base a questi dati che noi abbiamo a disposizione, abbiamo visto semireazione di ossidazione fornisce un contributo pari a più 0,76, semireazione di riduzione del rame fornisce un contributo pari a più 0,34, più 0,34, più 0,76, sommando mi dà proprio l'1,10, che è il valore della differenza di potenziale che viene letta dal voltmetro che si trova ai cavi del circuito. Allora, a questo punto qui, che cosa si fa? Praticamente, qualunque altra reazione che si può verificare, si va a calcolare il contributo che può dare a una pila, in che maniera? Semplicemente andandola a collegare all'elettrodo standard a idrogeno, andando a vedere quali sono le reazioni che si verificano, andando a misurare qual è la differenza di potenziale che viene letta ai cavi del voltmetro e andando a annotarsi questo valore. Vi faccio l'ennesimo esempio, già ve ne ho fatti due esempi, questo è il terzo esempio, non vi posso fare tutta quanta la serie elettronica. Ad esempio, prendiamo, diciamo così, un altro caso, una lamina di ferro che è in contatto con una soluzione di ioni Fe più 2 e ci troviamo sempre nelle solite condizioni standard. Quindi tutte quante concentrazioni 1 molare, viene collegato questo, diciamo, sistema all'elettrodo standard di idrogeno e come al solito andiamo a chiudere il circuito col ponte salino, cioè col tubo A2 che contiene la soluzione acquosa concentrata di cloruro di potassio. Va bene? Noi che cosa vedremo in questo sistema? In questo sistema vedremo che dal lato dove sta il ferro in contatto con la soluzione di ioni Fe2+, il ferro si ossida passando in soluzione sotto forma di ioni Fe2+ acquosi più 2 elettroni negativi. Questi elettroni salgono lungo il circuito, girano praticamente in questa direzione, passano attraverso il voltmetro e si scaricano praticamente al catodo. Quindi questo qui come al solito è l'anodo, questo qui come al solito è il catodo. Al catodo si verifica la semireazione di riduzione che come al solito sarà 2H più acquoso più 2 e meno, che si trasforma in H2. Adesso, il voltmetro che si trova ai capi di questo circuito elettrico e legge la differenza di potenziale che sta ai capi di questo circuito elettrico, cosa leggerà? Leggerà praticamente una differenza di potenziale pari a 0,44 volt. Per cui, noi che cosa concludiamo?
dato che questo è l'elettrodo standard da idrogeno, dato che noi per convenzione decidiamo che il contributo dell'elettrodo standard da idrogeno a una pila è nullo, quindi noi ascriviamo tutto quello che si verifica in quel sistema all'altra parte della semicella, quindi in questo caso al sistema FE2+, noi cosa concludiamo? Che concludiamo che la semireazione di ossidazione del ferro fornisce un contributo alla pila che si viene a creare pari a più 0,44 volt. Bene. Adesso, se noi praticamente facciamo questo stesso ragionamento per tutte le semireazioni di ossidazione o di riduzione che si possono verificare, cioè andiamo a collegare questi elettrodi sempre con l'elettrodo standard da idrogeno, andiamo a vedere in quale verso girano gli elettroni, cioè se a quell'elettrodo si verifica una semireazione d'ossidazione o una semireazione di riduzione, andiamo a vedere qual è la differenza di potenziale letta dal voltmetro, e a questo punto poi che cosa andiamo a fare? Ci andiamo ad annotare tutti quanti questi valori e li andiamo a riportare in una tabella che è chiamata serie elettrochimica. Adesso noi abbiamo visto che quando noi andiamo a collegare un particolare elettrodo al quale si verifica un particolare tipo di semireazione all'elettrodo a idrogeno, a volte si verifica una semireazione di ossidazione, a volte si verifica una semireazione di riduzione, giusto? Quando noi andiamo, diciamo così, a annotarci tutti quanti questi numeri e andiamo praticamente a costruire questa tabella, cioè questa serie elettrochimica, cioè questa tabella in cui vengono riportati tutti quanti questi valori letti praticamente dai voltmetri che si trovano ai capi di questo circuito, noi in effetti è, diciamo così, abbastanza logico che noi andiamo a riportare tutte quante queste reazioni scritte o come semireazione di ossidazione o come semireazione di riduzione. Diciamo così che la cosa è assolutamente, diciamo, la stessa. In passato, quando io ero ragazzo, si preferiva riportare tutti questi valori come reazioni di ossidazione. Poi, diciamo così, da un certo punto in poi hanno preferito riportarle come semireazioni di riduzione e attualmente tutti i libri li portano come semireazioni di riduzione. Allora, praticamente tutte queste reazioni supponiamo di scriverle come semireazioni di riduzione. Allora, abbiamo detto che per quanto riguarda la semireazione di riduzione del CO2+, più 2 meno si trasforma praticamente in CO metallico, abbiamo visto che collegandolo all'elettrodo standard di idrogeno effettivamente si verifica questa reazione. Quindi questo significa che il contributo che questa semireazione dà a una pila è più 0,34. Bene. Poi, per esempio, per lo zinco che abbiamo visto? Abbiamo visto che quando noi colleghiamo l'elettrodo zinco metallico, zinco in soluzione, all'elettrodo standard di idrogeno, la differenza di potenziale che noi leggiamo è 0,76. Però la reazione che si verifica qual è? Quella di ossidazione. Quindi noi cosa concludiamo? Che la semireazione di ossidazione fornisce un contributo pari a 0,76 volt. Va bene? Ma dato che noi in questa tabella abbiamo deciso di catalogare tutte quante queste semireazioni come semireazioni di riduzione, la dovremo scrivere al contrario. Quindi praticamente se la semireazione di ossidazione ha molta tendenza ad avvenire e una misura della sua tendenza ad avvenire, qual è? È proprio questo numero qui, cioè il contributo che fornisce alla pila, la semireazione opposta non avrà tendenza ad avvenire spontaneamente. Quindi questa, diciamo così, incapacità di avvenire spontaneamente di questa reazione, io come la posso evidenziare? La posso evidenziare semplicemente andando a mettere il segno meno davanti al potenziale di questa semireazione. Cioè,
se la semireazione d'ossidazione avviene spontaneamente e il contributo che questa semireazione dà ad una pila è di 0,76 volt, la semireazione opposta non avverrà spontaneamente. E anzi, quale, diciamo così, differenza di potenziale richiederà affinché avvenga? La stessa. E io praticamente, per fare capire che questo non è un processo spontaneo, io cosa faccio? Scrivo praticamente questa differenza di potenziale preceduta dal segno meno. È chiaro? Adesso io, procedendo in questa maniera qui, mi costruisco questa tabella che si chiama serie elettrochimica. E praticamente se la scrivo in questa maniera qui, con i numeri positivi in alto e i numeri negativi in basso, cioè con andamento decrescente, io che cosa ottengo? Ottengo praticamente una tabella in cui ogni coppia che io trovo riduce tutte quante quelle che si trovano più in basso, così come pure ogni coppia che io trovo ossida tutte quante quelle là che si trovano in alto. Per cui io, costruendomi questa tabella, posso fare un sacco di cose. Posso, diciamo così, andare a prevedere il senso di evoluzione spontanea di un sistema e mi posso anche andare a calcolare la forza elettromotrice standard di quella pila. Vogliamo fare un esempio? Facciamolo subito. Adesso vedete, io qua ho scritto solamente quattro termini di questa serie elettrochimica, ma io praticamente, se diciamo così tenevo il tempo, tenevo la voglia e voi tenevate la pazienza di ascoltarmi, avrei potuto scrivere questa serie elettrochimica per tutti quanti, diciamo così, le coppie che sono riportate appunto in questa tabella, che a seconda di quanto è completa questa tabella sono, diciamo così, un numero abbastanza grande. Quindi supponete che invece di avere praticamente soltanto quattro numeri qua, voi ne avete 44 o qualcosa mai 104. Quindi andiamo a ragionare su questa tabella qui. Sui numeri che io tengo praticamente qui, che cosa faccio? Beh, voglio costruirmi una pila fatta praticamente in questa maniera qui, vedete? Ecco, allora qua c'ho praticamente un elettrodo di ferro immerso in una soluzione di ioni Fe2+. La concentrazione degli ioni Fe2+ è 1 molare. Poi collego questo pezzo di ferro a, diciamo così, un voltmetro. Il voltmetro è collegato a sua volta con un pezzo di rame che è immerso in una soluzione di ioni Cu2+. Anche in questo caso la concentrazione degli ioni Cu2+ è 1 molare. La temperatura è sempre 25 gradi, quindi ci troviamo sempre in condizioni standard. Chiudo il circuito col ponte salino, quindi praticamente con una soluzione acquosa concentrata di KCl. Allora, io non ho nemmeno bisogno del voltmetro per calcolarmi qual è la differenza di potenziale erogata da questa pila in condizioni standard. Non ho nemmeno bisogno di vedere in quale senso procedono gli elettroni. Io semplicemente, con i dati della serie elettrochimica, sono in grado di capire che cosa succede. Vabbè, allora guardiamo un pochettino la serie elettrochimica. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo una pila fatta in questa maniera qui. Ovviamente ad un elettrodo si dovrà verificare una semireazione di ossidazione, ad un altro elettrodo si dovrà verificare una semireazione di riduzione. Va bene? Quindi una di queste due reazioni dovrà essere, diciamo così, presa all'opposto e quindi uno di questi potenziali qui dovrà essere scritto col segno, diciamo così, cambiato rispetto a quello che porta nella serie elettrochimica. È chiaro? Guardiamo un pochettino che cosa succede. Il potenziale di ossidazione, il potenziale di riduzione del ferro è meno 0,44.
il potenziale di riduzione del rame è più 0,34. Allora, affinché, diciamo così, la pila possa funzionare e quindi, diciamo così, il sistema possa spontaneamente erogare una corrente elettrica, la differenza di potenziale che si deve leggere ai capi di questo circuito deve essere positiva. Adesso, questa qua è più 0,34, questa qui è meno 0,34. Una delle due, invece di avvenire come riduzione, dovrà avvenire come ossidazione. Quale delle due deve essere cambiata di segno? Ovviamente dovrà essere cambiata di segno questa qui, perché praticamente se questa qui viene cambiata di segno, viene considerata come semireazione non di riduzione, ma come semireazione di ossidazione, il potenziale standard scrivibile a questa semireazione di ossidazione, invece di essere meno 0,44, è più 0,44. Quindi qui avviene la semireazione di ossidazione come FeSO, che dà origine a Fe2 più acquoso più 2E meno, a cui si può ascrivere un potenziale standard di più 0,44. E da quest'altro lato invece avviene realmente la semireazione di riduzione del rame, che avviene con potenziale più 0,34. Quindi da questo lato effettivamente avviene Cu2 più acquoso più 2 meno, che dà origine a Cu solido, e il potenziale è più 0,34. Allora, per calcolare la forza elettromotrice standard di questa pila, noi che cosa dovremo fare? Dovremo praticamente, la forza elettromotrice standard si indica o con delta V con 0 o con delta E con 0. Diciamo così, è assolutamente la stessa cosa. Cioè la dizione col V vi ricorda praticamente che quella è una differenza di potenziale. La dizione con l'E che cosa vi dice? Vi dice praticamente che quella è la forza elettromotrice, cioè la differenza di potenziale sotto la quale si muovono le cariche elettriche. È chiaro, quindi maggiore la differenza di potenziale, maggiore è la forza elettromotrice. Allora voi dovrete andare a sommare il potenziale relativo alla semireazione di riduzione più il potenziale relativo alla semireazione di ossidazione. Il potenziale relativo alla semireazione di riduzione è questo, più 0,34. Il potenziale relativo alla semireazione di ossidazione è questo qui, più 0,44. Quindi più 0,34 più 0,44 uguale praticamente più 0,78. In effetti, se voi, diciamo così, andate praticamente a leggere la differenza di potenziale che viene letta dal voltmetro ai capi di questo circuito, vedete proprio che è esattamente 0,78. Inoltre, una volta che avete deciso che qui praticamente c'è la reazione di ossidazione, quindi questo è l'anodo a cui avviene la reazione di ossidazione, e questo è il catodo a cui avviene la semireazione di riduzione, avrete anche che gli elettroni escono da qui, vanno in questa direzione, scendono da qui e si rendono disponibili qui. Quindi il verso di percorrenza degli elettroni è questo. Va bene, vogliamo fare un altro esempio? Facciamo un altro esempio. Dopo, diciamo così, cessiamo di fare altri esempi. Vogliamo vedere ad esempio come si comporta una pila zinco-ferro, cioè in poche parole una pila costituita da una lamina di zinco a contatto di una soluzione di ioni ZN2+, dove la concentrazione degli ioni ZN2+ è 1 molare, collegata tramite il voltmetro a un pezzo di ferro immerso in una soluzione di ioni
Fe2+, con concentrazione degli ioni Fe2+, pari a sempre 1 molare. Chiudiamo il circuito col ponte salino. Allora, ragioniamo sempre alla stessa maniera. Queste sono le due semireazioni, vedete? Una delle due, qui sono scritte tutte e due come semireazione di riduzione, una delle due sarà un'ossidazione. Ovviamente, essendo una pila, la differenza di potenziale che si deve leggere ai capi di quel circuito deve essere positiva per significare che il processo è spontaneo. Quindi questo qua è meno 0,44, questo qua è meno 0,76, quella là che dovrà avvenire come semireazione di ossidazione, che quindi dovrà cambiare segno, è quella lì a meno 0,76. Se questa la scriviamo al contrario, questo qua diventerà più 0,76 e la forza elettromotrice della pila sarà più 0,76 più meno 0,44 uguale un numero positivo che sarà 0,76,44,32, giusto? Allora, quello che succede nella pila sarà che questa semireazione avviene come semireazione di ossidazione, Zn solido che da origine Zn 2 più acquoso più 2 meno, e da quest'altro lato avviene la semireazione di riduzione del ferro Fe2 più acquoso più 2 meno Fe solido. A questa semireazione qui è ascrivibile un potenziale più 0,76, a questa qui un potenziale meno 0,44. Il delta E con 0 sarà uguale a quello della semireazione di ossidazione che è 0,76 più quello là relativo alla semireazione di riduzione che è meno 0,44. Quindi più 0,76 più meno 0,44, il risultato è uguale a più 0,32. Ovviamente gli elettroni escono da qua e girano così. Va bene? E quindi, come ho fatto in questi due casi, potete fare in tutti quanti gli altri casi. Chiaro? Adesso è inutile che io continuo, diciamo così, a farvi vedere altri esempi. Sono tutti quanti di questo tipo qui. D'altra parte, nella lezione di esercitazione continuerete a fare esempi di questo tipo qui. Adesso, sulla base di questa serie elettrochimica, ci possiamo anche spiegare una serie di cose simpatiche, cioè una serie di cose che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni. Ad esempio, è esperienza comune che gli acidi attaccano i metalli, cioè se io butto un pezzo di ferro in una soluzione acida, il pezzo di ferro viene sciolto dall'acido, cioè praticamente se io butto del ferro metallico in una soluzione acquosa di acido cloridrico, il ferro passa in soluzione sotto forma di ioni Fe2+, quindi in soluzione come se ci fosse l'FeCl2, e l'idrogeno si svolge come idrogeno gassoso. Se io la voglio scrivere praticamente in termini ionici, questa reazione è Fe solido più H+ e da origine Fe2 più acquoso più H2 2 qua, e abbiamo bilanciato tutto. Va bene? Stavamo dicendo, questa è la reazione che avviene, ok? Se noi andiamo a mettere invece un pezzo di rame in una soluzione acquosa di ioni H+, praticamente Cu solido più H+, non succede il resto di niente, restano C e ioni H+. Se noi andiamo a mettere un pezzo di argento in una soluzione acquosa di ioni H+, non succede assolutamente niente. Così come se mettiamo un pezzo d'oro, un pezzo di platino in una soluzione acida. Cioè, in poche parole, i metalli nobili non sono attaccati dagli acidi. Praticamente, in base alla serie elettrochimica, questo l'avremmo potuto dire perfettamente. Perché?
Perché se noi praticamente andiamo a mettere un pezzo di ferro in una soluzione acquosa di ioni H+, noi abbiamo che praticamente è come se noi andassimo a costruire una pila in cui il pezzo di ferro è a contatto con l'elettrodo standard da idrogeno, soltanto che invece di avvenire la reazione elettrochimicamente, cioè con le sedi fisiche dove avvengono separatamente le semireazioni di ossidazione del ferro e di riduzione dell'idrogeno, qui praticamente avviene direttamente gli elettroni passano da un pezzo di ferro allo ione H+, senza il passaggio attraverso il circuito elettrico. Adesso noi che cosa abbiamo? Abbiamo che se noi scriviamo la semireazione di ossidazione del ferro come semireazione di ossidazione, il potenziale quanto sarà? Sarà più 0,44. Questo sarà 0, più 0,44 più 0 uguale più 0,44. La differenza di potenziale, la forza elettromotrice standard della pila è positiva, la reazione avviene. Se invece noi buttiamo un pezzo di rame in una soluzione acquosa di ioni H+, noi abbiamo che la semireazione di ossidazione del rame avverrebbe praticamente con un potenziale che è uguale a, se questo la scriviamo al contrario, qui dobbiamo andare a cambiare segno, meno 0,34. Meno 0,34 più 0 uguale meno 0,34. Quindi che significa? La semireazione non avviene. Chiaro? Diciamo che la nobiltà del metallo da che cosa vi è data? È data da questo numero qui. Praticamente più positivo è questo numero e più alto è questo numero, più nobile è il metallo. L'argento, che è un metallo più nobile del rame, ha potenziale di riduzione standard più 0,80. L'oro non mi ricordo, ma è ancora più alto. Il platino non me lo ricordo, è ancora più alto. È chiaro? Cioè, in poche parole, questo numero che cosa vi dice? Se il potenziale di riduzione è positivo, vi dice praticamente che la specie ridotta, ossidata, perché la specie con numero d'ossidazione più basso, quindi quella lì ridotta, sì, esattamente, è più stabile della specie ossidata. È chiaro? E quanto più alto è questo numero, tanto più stabile sarà questa specie ridotta. Quindi questo è il motivo per il quale i metalli nobili non sono attaccati dagli acidi. L'unico acido che frega i metalli nobili, sapete qual è? L'acido nitrico. Perché l'acido nitrico? Perché l'acido nitrico praticamente non lo frega come ione H+, lo frega come ione nitrato, che in ambiente acido è un forte ossidante. Allora alla reazione NO3- più H+, che dà origine a NO più H2O, è ascrivibile praticamente un potenziale che è molto più alto di 0,34. Chiaro? Questo però riesce a fregare il rame, ma non riesce a fregare l'oro, perché l'acido nitrico da solo fornisce troppi pochi ioni H+. Per fregare l'oro chi ci vuole? Ci vuole la cosiddetta acqua reggia. Cos'è l'acqua reggia? È una soluzione acquosa concentrata contemporaneamente di H+ e di HNO3. HNO3. L'HNO3 fornisce lo ione nitrato, che è un forte ossidante. Ma lo ione nitrato è un ossidante tanto più forte quanto più acido è l'ambiente in cui si trova, per cui gli H+ derivanti dalla dissociazione dell'HNO3 non rendono l'ambiente sufficientemente acido da poter ossidare l'oro. Per ossidare l'oro ci vogliono altri ioni H+, quindi c'è bisogno anche dello ione HCl. Quindi per portare l'oro in soluzione si può fare, ma c'è bisogno praticamente di un ossidante molto molto forte, quale l'acqua reggia. Ripeto, l'acqua reggia è una soluzione acquosa concentrata, diciamo un omolare contemporaneamente di HNO3 e HCl. Va bene? Un'altra cosetta, diciamo così. Se per esempio io vado a mettere un pezzo di ferro in acqua, non succede niente. Se io invece vado a mettere un pezzo di sodio metallico in acqua, si verifica una reazione molto molto, diciamo così, violenta. La reazione molto molto violenta è quella là che vado a scrivere in questo momento alla lavagna.
ripeto, Na solido più H2O mi dà origine a NaOH acquoso più H2 gassoso. Cioè, in poche parole, qui abbiamo, ne abbiamo praticamente 2, 1, 3 di questo, quindi ne dovrò mettere 2 di questo qua, 2 di questo qua, 2 e 2 di questo. Va bene? Se io invece praticamente vado a mettere il ferro in acqua, non succede assolutamente niente, restano ferro e acqua. Cioè, in poche parole, che cosa succede? Succede praticamente che il sodio, diciamo così, quando lo vado a mettere a contatto con l'acqua, si ossida ed è capace di ridurre l'acqua. E l'acqua praticamente dà origine a questa reazione qui, vedete? H2O, che si trasforma in H2 gassoso. Quindi, qui l'idrogeno ha numero di ossidazione più 2, qui l'idrogeno ha numero di ossidazione 0. Quindi per andare a ridursi ha bisogno di 2 elettroni, quindi più 2 e meno. Adesso praticamente se qui ho 2 cariche negative ci devono essere 2 cariche negative anche qui, quindi ci dovranno essere 2 OH meno. A questo punto qui qua ho 4 atomi di idrogeno, qua ne compaiono 2 solamente, quindi devo andare a mettere un 2 qua. Quindi un 2 qui e un 2 qui si trova. Cioè in poche parole, questa semireazione, questa reazione qui è la somma di queste due semireazioni. Na solido che si trasforma in Na più acquoso più e meno e quest'altra semireazione qui. Se questa la moltiplicate tutta quanta per 2 e le andate a sommare membro a membro, vi esce proprio questa semireazione qui. Adesso, perché questa semireazione qui avviene e questa semireazione qui non avviene? Perché se voi vi andate a vedere la serie elettrochimica, il potenziale di riduzione standard di questa reazione, non me lo ricordo di preciso, ma mi sembra che sia qualche numero tipo meno 0,80. Va bene? Invece, per la reazione di riduzione del sodio, trovate scritto praticamente qualcosa come meno 2,71. Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che per la semireazione di ossidazione del sodio questo sarà 2,71. Quindi 2,71 più meno 0,80 esce comunque un potenziale di più 1,50, quindi un potenziale largamente positivo. Invece per quanto riguarda, vedete qui, la semireazione di ossidazione del ferro, voi avete che questa semireazione qui avveniva con un meno 0,44, quindi l'ossidazione avveniva con un più 0,44. Più 0,44 più meno 0,80 vi dava un numero negativo, quindi significa che questa reazione qui non poteva avvenire. Invece più 2,71 più meno 0,80 vi dà un numero positivo. Questo è il motivo per il quale i metalli alcalini, litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio, rubidio, cesio e francio, assolutamente sì, praticamente sono capaci di ridurre l'acqua. E lo fanno anche gli alcalinoterrosi, che sono berillio, magnesio, calcio, stronzio, bario e un altro che non mi ricordo adesso. Vabbè, lasciamolo stare. Invece i metalli di transizione che hanno potenziali di ossidazione più bassi non sono capaci di ridurre l'acqua. È chiaro? Quindi si spiegano una serie di cose praticamente che si verificano tutti i giorni sotto i nostri occhi. Cioè che i metalli sono attaccati dagli acidi, ma i metalli nobili no. E praticamente i metalli alcalini e alcalinoterrosi, che hanno potenziali di ossidazione molto alti, sono in grado di ridurre l'acqua e di far sviluppare idrogeno. I metalli di transizione no. Perché? Perché gli alcalini e gli alcalinoterrosi hanno
potenziali di ossidazione molto più alti, i metalli di transizione hanno potenziali di ossidazione molto bassi. Va bene? Allora, per completare l'argomento delle, diciamo così, dell'elettrochimica, ci stanno ancora diverse cosette da dire. Dunque, andiamo a vedere un altro fattariello. Adesso praticamente abbiamo capito come, diciamo così, la differenza di potenziale che legge il voltmetro dipende dalla natura dei reagenti. Ma abbiamo detto che la differenza di potenziale che legge il voltmetro dipende anche da altre cose, dalla concentrazione dei reagenti, dalla temperatura. Vediamo come varia con la concentrazione dei reagenti. Allora, guardate un pochettino. Costruiamoci la solita pila Daniel, cioè, come al solito, l'elettrodo di zinco immerso in una soluzione di ioni ZN2+. Voltmetro. Poi collegato a un pezzo di rame immerso in una soluzione di ioni Cu2+. Ponte salino. Chiude il circuito e qui dentro ci sta la soluzione acquosa concentrata di KCl. Adesso le concentrazioni sono qualunque, sono diverse da 1 molare. Noi che cosa avremo? Avremo che la differenza di potenziale che viene letta ai capi di questo circuito è legata al delta E con 0. Cioè il delta E con 0 è la differenza di potenziale calcolata in condizioni standard. E quella che è calcolata in condizioni standard, lo abbiamo visto precedentemente, è 1,10. Perché noi abbiamo lo 0,76 dello zinco, scritto al contrario. Abbiamo praticamente lo 0,34 del rame, 0,376 più 0,34 in condizioni standard. Questo praticamente delta E con 0 abbiamo calcolato che risulta essere uguale a 1,10. Va bene? Adesso la differenza di potenziale che si legge ai capi di questa pila, che viene erogata da questo sistema in condizioni diverse da quelle standard, si indica con delta E senza lo 0 vicino. Ed è praticamente data da questa relazione che adesso mi accingo a scrivere. Delta E uguale delta E con 0 meno RT fratto NF che moltiplica Q, ove Q è l'espressione della legge dell'azione di massa per la reazione che si verifica nel sistema. Adesso ragioniamo un pochettino. Dunque, R è la costante universale dei gas, però, diciamo così, non deve essere espressa, diciamo, sotto forma di litri atmosfera. Perché? Perché praticamente, guardate qui, questa è una differenza di potenziale, questa è una differenza di potenziale, questa qua, questo pezzo qui, essere una differenza di potenziale pure lei. Quindi le dimensioni devono uscire fuori quelle di una differenza di potenziale. Allora, questo qua praticamente è R, costante universale dei gas. Questo qui praticamente è la temperatura assoluta. F praticamente è la carica elettrica del Faraday. Cioè la carica elettrica del Faraday è la carica trasportata da una mole di elettroni. Va bene? Adesso ragioniamo un pochettino su questa F. La carica di un elettrone, nella prima lezione che vi ho fatto all'inizio di questo corso, vi ho detto praticamente che è uguale a 1,60
per, mi pare, 10 a meno 19 coulomb. Praticamente tutte quante le cariche elettriche sono multiple di questa carica qui. Adesso una mole di elettroni vuol dire praticamente trasportano una quantità di carica pari a un numero di Avogadro n, perché in una mole di elettroni ci sta un numero di Avogadro di elettroni, e ogni elettrone ha praticamente una carica di 1 per 10 a meno 19 coulomb. Il numero di Avogadro è uguale a 6,022 per 10 alla 23esima, e questo numero, 6,022 per 10 alla 23esima per 1,6 per 10 a meno 19, fa circa 96.500 coulomb. Va bene? Adesso, se io praticamente, vedete, moltiplico R espressa come 8,31 joule fratto grado Kelvin, moltiplicato grado Kelvin, al numeratore che cosa restano? Restano solamente joule. Ma se io divido joule fratto coulomb, che cosa c'ho? C'ho dei volt. Perché? La differenza di potenziale, il volt, come è definito? È definito proprio come la differenza di potenziale che esiste tra due punti di un campo elettrico, tale che per portare una carica unitaria da un punto all'altro del campo elettrico io devo fare il lavoro di un joule. Quindi praticamente, diciamo così, il rapporto fra joule e coulomb è uguale praticamente ai volt, cioè coulomb per volt è uguale a joule. Quindi praticamente questo, diciamo così, numero qui mi dà praticamente come unità di misura dei volt. Quindi ovviamente i volt si sommano coi volt, è chiaro? Questo n che cosa rappresenta? Rappresenta il numero degli elettroni che sono in ballo nella trasformazione. Cioè, se io qui praticamente ho la semireazione di ossidazione che è ZN che dà origine a ZN 2 più a Q più 2 meno, e qui ho la semireazione di riduzione che è FE 2 più a Q più 2 meno che dà origine a FE, N è uguale praticamente a questo 2 che sta qui, quindi questo 2 dovrà essere messo qui, va bene? Quindi praticamente andando a semplificare il, diciamo così, rapporto RT fratto F è uguale a 0,059 per cui praticamente questa equazione noi, diciamo così, a questo, diciamo, a questa frazione qui possiamo andare a sostituire questo valore. Bene, adesso questo Q che compare qua, vi ho detto che è l'espressione della legge dell'azione di massa della reazione che si verifica nel sistema. La reazione globale che si verifica nel sistema è la somma di queste due semireazioni qui. Sommiamole membro a membro e vediamo che cosa esce fuori. FE2 più acquoso più 2 meno che dà origine a FE solido. Le sommiamo membro a membro ed esce fuori ZN solido più FE2 più, scusate, qua stiamo parlando del, ho sbagliato a scrivere, questo non è FE, questo è CU chiaramente, insomma, vabbè. Allora qui abbiamo CU del più, qui abbiamo CU, qui abbiamo ZN più CU2 più che dà origine a ZN2 più acquoso. Quindi la
Questa è la reazione che si verifica nel sistema. L'espressione della legge dell'azione di massa, perché questo è solido e questo qui è solido, le uniche specie la cui concentrazione può variare sono queste due. Quindi, se vogliamo andare a scrivere questa equazione di Nernst, abbiamo che delta E è uguale delta E con 0, che in questo caso è 1,10, meno questo rapporto RT fratto F è uguale a 0,059, N nel nostro caso è uguale a 2, per, scusate qui ho dimenticato una cosa, qui non è Q, qui è logaritmo di Q, logaritmo della concentrazione di ZN 2+, fratto concentrazione di Cu2+. Va bene? Adesso praticamente, quindi, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che questa differenza di potenziale calcolata in condizioni diverse da quelle standard è legata a quella là standard, ma viene praticamente, diciamo così, diminuita di una quantità che è pari a quello che abbiamo scritto qui. Ragioniamo un pochettino su questi numeri che sono riportati qua sopra. Se la concentrazione degli ioni ZN2+ è alta, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il valore di questo numero qui aumenta e quindi praticamente il valore di questo delta E diminuisce. Cioè, in poche parole, abbiamo che quanto maggiore la concentrazione degli ioni ZN2+ che stanno in soluzione, tanto più complicato sarà il passaggio di altri ioni ZN+2 in soluzione. E questo fatto che è tanto più complicato il passaggio di altri ioni ZN+2 in soluzione vi è denotato dal fatto che la forza elettromotrice delta E calcolata in condizioni diverse da quelle standard, chiamiamola forza elettromotrice attuale, fra poco vi dico perché, è più bassa di quella lì standard. Va bene? Così come pure, quanto più alta è la concentrazione di ioni Cu2+, se questo qui è più alto, questo numero qui va diminuendo. Se questo numero qui va diminuendo, questo numero qui va aumentando, perché questo è a sottrarre. Quindi la pila funzionerà tanto meglio quanto maggiore è la concentrazione di questi ioni Cu2+. Adesso ragazzi, perché io la chiamo questa forza elettromotrice attuale? Perché praticamente una pila che sta funzionando, la sua forza elettromotrice varia frazione di secondo per frazione di secondo. E perché? Perché praticamente mano a mano che questa pila eroga corrente, noi che cosa avremo? Avremo che la concentrazione degli ioni ZN+2 in soluzione va aumentando, la concentrazione degli ioni Cu2+ in soluzione va diminuendo. Quindi praticamente mano a mano che la pila eroga corrente e funziona, cambiano tutte le concentrazioni e la sua forza elettromotrice al passare del tempo cosa fa? Mano a mano diminuisce. E quando è che la pila cessa di erogare corrente? La pila cessa di erogare corrente quando la sua forza elettromotrice attuale diventa uguale a zero. Va bene? Quindi, poniamoci questa domanda. La pila, abbiamo detto, che cessa di erogare corrente quando la sua forza elettromotrice attuale diventa uguale a zero. Cioè, noi abbiamo una pila, la pila comincia a funzionare. La pila comincia a funzionare con una forza elettromotrice attuale e mano a mano che la pila eroga corrente, la forza elettromotrice attuale va mano a mano diminuendo. Perché va mano a mano diminuendo? Perché aumenta questa concentrazione qui al anodo, quindi è come se ci fosse sempre un maggior ostacolo al passaggio in soluzione di ioni ZN2+, e diminuisce questa concentrazione qui al catodo. Quindi praticamente è come se non ci fossero più ioni che si devono ridurre e che devono consumare gli elettroni che passano nel circuito. Quando è che cessa di erogare corrente? Cessa di erogare corrente quando tutta questa roba qui diventa uguale a zero. Adesso andiamo a vedere un pochettino qual è il rapporto delle concentrazioni di ioni ZN2+, Cu2+, che si deve realizzare
quando la forza elettromotrice attuale diventa uguale a zero. Ragioniamo un pochettino su questo fatto. Vedete? Allora, io questo lo porto, diciamo così, a questo membro qua, quindi praticamente io che cosa avrò? Avrò 1,10 uguale a 0,059, che moltiplica logaritmo di concentrazione di Zn2+, fratto concentrazione di Cu2+. Questi qua li porto all'altro membro e che cosa ho? Ho praticamente che 2 per 1,10 fratto 0,059 è uguale praticamente al logaritmo di concentrazione di Zn2+ fratto concentrazione di Cu2+. Adesso quanto fa 2,20 fratto 0,059? Dovrebbe fare qualche cosa tipo 37,38. Se me lo fate un momento questo calcolo. Allora, facendo, diciamo così, l'esponenziale di ambo i membri, qui viene 10 elevato a 37,3 uguale praticamente concentrazione di Zn2+ fratto concentrazione di Cu2+. Adesso 37,3, 10 elevato a 37,3, non so quanto sia. Diciamo che è circa, consideriamo che è 37, non è 37,3. Vuol dire 1 per 10 alla 37, cioè 1 con 37 zeri vicino, è un numero enorme. Quindi questo che cosa vuol dire? Poiché la concentrazione di Zn2+ può diventare 1 molare, 2 molare, 3 molare, 4, 5 molare, ma non è che può diventare 100 molare, per raggiungere un numero così alto noi che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere che la concentrazione di Cu2+ diventa molto bassa. Quindi la pila cessa di erogare corrente quando? Quando praticamente il rapporto della concentrazione degli ioni che sono presenti nella pila è tale che la forza elettromotrice standard si annulla. E questo nella pratica quando si verifica? Quando la concentrazione di questo ione qui, in questo caso il Cu2+, che si deve ridurre, diventa praticamente uguale a zero. È chiaro? Vi ripeto. Si chiama forza elettromotrice attuale perché varia frazione di secondo per frazione di secondo. Cioè supponiamo di partire, vedete così, con questa pila qui in condizioni standard. Se inizialmente la concentrazione è 1 molare qui, 1 molare qui, partiamo da condizioni standard. Quindi la differenza di potenziale attuale è proprio 1,10. Ma la frazione di un secondo successivo è già diventata qualcosa meno di 1,10. Perché? Perché questo è diminuito e questo qui è aumentato. Passa un altro secondo e diventa ancora qualcosa di meno, sarà 1,08. Perché? Questo è ancora diminuito e questo è ancora aumentato. A questo punto ho un ultimo punto da andarvi a dire e poi vi devo parlare della legge di Faraday. In effetti, per fare funzionare la pila Daniel, io non ho bisogno qui dentro di avere degli ioni Zn2+. Anzi, addirittura mi danno fastidio questi ioni Zn2+. Cioè, se io praticamente la concentrazione di ioni Zn2+ inizialmente è zero, io praticamente inizialmente avrei una concentrazione, avrei qui zero, logaritmo di zero praticamente sarebbe, diciamo così, sarebbe un numero praticamente impossibile, e qui avrei un numero praticamente grandissimo, poiché qui sta col numero negativo. Poi chiaramente appena comincia a funzionare la pila, la concentrazione dello zinco diventa diversa da zero, ma comunque più bassa è la concentrazione dello zinco, più alta è la forza elettromotrice attuale. Quindi io qui non ho bisogno di avere ioni Zn2+, anzi mi danno pure fastidio. Però di che cosa ho bisogno qua dentro? Ho bisogno di avere una soluzione elettrolitica. Cioè io invece di avere solfato di zinco, nitrato di zinco qua dentro, ci potrei mettere nitrato di sodio. Basta che c'è qualcosa che mi rende conduttiva questa soluzione. Se io prendo acqua distillata, la pila non funziona perché?
perché qua non viene condotta la corrente elettrica, va bene? Così come pure da questo lato qui, io non ho bisogno di avere il rame metallico qui, io potrei avere una bacchetta di grafite, potrei avere un pezzo di platino, cioè ho semplicemente bisogno di qualche cosa che mi conduca la corrente elettrica, ma praticamente che sia proprio rame metallico non me ne importa assolutamente nulla, è chiaro? Quindi effettivamente a far funzionare la pila cosa serve? Serve lo zinco metallico qui e servono gli ioni CO2+ qui, ma gli ioni zinco qui e il rame metallico qui non servono a niente, anzi posso dire lo ZN2+ qua dentro mi dà anche fastidio. Se io lo sostituisco con un altro catione che non interferisce con la reazione, tipo Na+, tipo K+, sono più contento. È chiaro? Questa concentrazione parte da zero e la pila funziona più a lungo. Va bene? Un'altra cosetta. Poi praticamente facciamo due minuti di pausa. Praticamente, fra la corrente che viene erogata da una pila e praticamente il tempo per cui questa corrente viene erogata e le quantità di materia che reagiscono agli elettrodi, esistono delle relazioni stechiometriche. Andiamo un pochettino a vederle, va bene? Facciamo riferimento sempre a questa pila d'Angel qui, vedete? Guardate un poco ragazzi, io definisco l'intensità di corrente con l'I grande definita come quantità di carica che passa nell'unità di tempo. Quindi praticamente la quantità di carica che passa in un circuito elettrico vi viene data dal prodotto dell'intensità della corrente per il tempo per la quale passa. Tenete presente l'intensità di corrente si misura in coulomb fratto secondi o coulomb fratto minuti e il tempo in secondi e minuti. Va bene? Adesso praticamente, quando io per esempio faccio reagire, che vi posso dire, una mole di Zn solido che si trasforma in una mole di ioni Zn2+ acquosi, lasciandomi due elettroni, io che quantità di carica ho fatto passare nel circuito? Ragioniamo un po'. Reagisce una mole di ioni zinco. Una mole di ioni zinco mi pare che pesa quanto? 65, qualche cosa del genere, non me lo ricordo, quanto sarà quello che sarà. Reagisce e si trasforma in una mole di ioni zinco e mi rilascia due moli di elettroni. Due moli di elettroni, diciamo così, trasportano una carica ogni elettrone di 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Quindi la quantità di carica che è trasportata sarà due volte il numero di Avogadro, quindi 2 per 6,022 per 10 alla 23esima per 1,6 per 10 a meno 19. Adesso praticamente vedete il prodotto della, diciamo così, della carica dell'elettrone che è uguale a 1,6 per 10 a meno 19 coulomb per il numero di Avogadro che è 6,022 per 10 alla 23esima, se li vado a moltiplicare il risultato è circa 96.500 coulomb. Quindi praticamente una mole di ioni che reagisce, che mi dà origine a due moli di elettroni, mi farà passare nel circuito due volte la carica di un farad. Quindi praticamente due volte la carica di 96.500 coulomb. Ovviamente questa carica di due volte 96.500 coulomb può essere realizzata con qualunque combinazione di prodotto fra intensità della corrente e praticamente il tempo per cui passa questa corrente. Questa legge che vi ho, diciamo così, riportato è chiamata come prima legge di Faraday, che mette praticamente in relazione l'intensità della corrente elettrica che passa in un circuito di tipo elettrochimico come questo
il tempo per il quale questa corrente passa e le quantità di materia che reagiscono. Va bene? Adesso proprio 3 o 4 minuti, non più di 5 minuti di pausa e ricominciamo subito.